Chi c'è scritto? L'azienda sanitaria ci invita a fare il test per la prevenzione del tumore del colon retto. Ma noi stiamo bene. Lo sai che il tumore del colon retto spesso non dà sintomi? E allora? C'è scritto che tramite un test gratuito e semplice da fare a casa è possibile scoprire formazioni benigne che possono diventare tumori. Bene. Sarebbe opportuno farlo subito questo test. Eh sì, facciamolo. Se hai tra i 50 e i 69 anni, rispondi alla lettera dell'invito della tua azienda sanitaria. Fai il test. Per questa indagine non serve il commissario, serve tu. Campagna informativa sullo screening per la prevenzione del colon retto nella provincia di Ragusa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Presidente Rossella. Ci troviamo oggi in situazioni molto più difficili rispetto al passato, perché col nuovo codice si è, proprio la giustizia, anziché aprirsi al controllo pubblico, direi, si è chiusa come in un fortilizio, si isola dalla società. Sabato è stata inaugurata la personale del maestro Franco Polizzi, che è qua vicino a me. Sono nato con i pennelli e ci vado avanti, cerco di migliorare, prendo a pretesto il paesaggio in cui sono nato, in cui vivo e per poi reinventarlo. Valorizza e ci dirà dei motivi in generale di questo sciopero. Sì, praticamente abbiamo proclamato queste 4 ore di sciopero a livello nazionale, anche qua a livello locale, per la trattativa in corso dell'Enimont, che praticamente noi qua contestiamo tutti e rigettiamo perché, come sapete dagli ultimi sviluppi, l'Enimont adesso ha acquistato una maggioranza assoluta e quindi ci avviamo verso la privatizzazione. Noi abbiamo una realtà di una fabbrica che può entrare, è entrata prepotentemente nei mercati sia nazionale che estero. Cioè facciamo un detersivo tecnologicamente all'avanguardia. Siamo riusciti con i nostri sforzi, con la nostra dedizione, a dedicarci con la nostra dedizione a portare una fabbrica a livelli molto alti. Cioè, è buono che la gente conosca, i ragusani conoscono effettivamente che cosa si produce in questa fabbrica. Siamo riusciti ad entrare nel mercato nazionale con uno sforzo non indifferente, perché voi capite che cosa significa contrastare una Miralanza, una Engel, una Procter & Gamble. E noi siamo riusciti con il nostro sforzo, ripeto, ad entrare in questo mercato. Francesco Piccolo, 16 anni, tu giochi nella squadra della Virtus Ragusa nella Juniores. Sì, la mia squadra è composta da due ragazzi molto forti come Vitale e Arezzi. La settimana scorsa abbiamo disputato una partita a Priolo, dove abbiamo vinto entrambe le partite. E quindi dobbiamo disputare la finale, cioè per essere campioni regionali. Signor Spadaro, lei è uno dei proprietari di questo terreno che si trova in via Sacerdote Gabibbo, angolo via Esatto, Gaggini, se non ricordo male, esatto, che diciamo così è una situazione un po' particolare perché è diciamo così di ingombro. esatto. Infatti il comune dovrebbe espropriarlo, tant'è che l'ha chiamata. Ci racconta Ma la storia. io ce la do, però con quella pezza non ce la do, tranquillo. Ma date 650 mali, lì per 650 mila stava con me, perché poi non sono io solo il padrone, se no ne 5. Questo è il fattore, io ce la do, sì, ma a me mi fanno un desiderio anche lo fanno, ma all'altro non ce la danno per quel prezzo. Mi scuso. Quando l'hanno chiamata al comune? L'anno scorso. Un anno fa. E mi hanno detto, ci danno 650 mare. Ma chi? Io con 650 mare faccio 2 giorni e già ho tutto fatto. Non è che mi ha raccattato pane.
E dopo non si sono fatte sentire più? No, basta più, basta. Io devo essere sincero, c'è stato qua un signore di fronte e ci ha detto che sta carriendo il voto, stappando il voto, cabana la banna, gli ghiaccia la sinistra, il voto non lo faccio caso. Facciamo l'interesse, il comune, come vuoi fare? Io questo pezzo non ce l'ho, punto e basta. Ho capito degli amici della terra. Noi come amici della terra vogliamo testimoniare il nostro impegno contro questo ennesimo scempio che è stato compiuto a danno delle coste ragusane. E Nanni Randazzo della Lega per l'Ambiente. Qua la scogliera era un tutt'uno e ora è completamente saltato l'angolo a valle, l'angolo a monte. Era una serie di gradoni che invece ora è stato coperto dalla spiaggia spianata. Qua poi c'è proprio stata sottratta la sabbia, è stata tolta con le ruspe, è stata portata via perché non si può pensare che sia solo con lo spianamento che si ottiene questo incavo sull'arenile. Quello che però vorrei denunziare, o comunque non tanto denunziare quanto mettere in allarme i tecnici competenti. Ho sentito dire che qua bisogna evitare quantomeno di mettere le strutture rigide, evitare di mettere il cemento armato. E lei è d'accordo, architetto Cindolo? Il comune di Ragusa deve cambiare mentalità, deve impedire che la gente faccia quello che vuole nelle spiagge, che faccia quello che vuole in città, che faccia quello che vuole nella Valle Santa Domenica, che faccia quello che vuole ovunque. A 230 giorni dalla sua scadenza, contratti ancora aperti. Domanda brevissima: o noi siamo convinti che in tutto l'ambito di lavoro, quindi anche in clima di trasparenza, in tema di trasparenza, funzionalità eccetera eccetera, i contratti hanno efficacia e allora vanno fatti a tempo? Smentitemi per favore e spero che riusciate a smentirmi. C'è un impegno da parte della CGL, Funzione Pubblica Nazionale, a che i prossimi contratti vengano presentati in tempo, non dico legali, perché già dovrebbe essere in fase di presentazione delle prossime piattaforme. Credo che siano importanti non solo e non tanto, che secondo me è l'altro elemento della discussione, e cioè che proprio perché esiste un'emergenza autonomia, io sono d'accordo. È in funzione da alcuni giorni a Ragusa un campo di mini golf. Si trova presso il centro sportivo Helios in contrada Fortugnello a Ragusa, accanto ai campetti di calcio Cimillà. Oltre al mini golf, il centro sportivo Helios dispone di due campi da calcetto, di cui uno in erba naturale, con illuminazione artificiale e la disponibilità di un ampio parcheggio. Uno può anche capire che tipo di manufatto viene realizzato. Su questa c'è un fatto che diciamo no, che quel tipo di capitolo dollari ne possa avere quel tipo di alloggio, che per quanto riguarda per San Vicario, signor Sindaco, il centro dei miei interventi su questa contenzione per capire quale tipo di impostazione o di interpretazione. Io ho la 456 per fare. Rispetti. Sì, non mi segue. Perché altri rispetto? Io penso che sarebbe molto più opportuno se di questi posti che sono stati addressati in questa proposta sviscerata e adattata, se i costruttori offrono gli appartamenti a un prezzo di mercato, io credo che come un gruppo comunista non ci troviamo. Salva a colla. Le nuove compagne di squadra vedo che sono abbastanza molto prese da questo sport, con molta voglia di farcela. Penso che possono fare qualche cosa per il futuro della pallacanestro femminile.